Entro agosto l'Italia dovrà comunicare le scelte applicative della nuova PAC 2014-2020 e quindi tracciare le linee guida della strategia agricola nazionale. Un'occasione imperdibile per il rilancio di un settore che soffre da tempo. 14 milioni di ettari di superficie agricola utilizzata persi negli ultimi 20 anni, secondo l'Accademia dei Giorgofili. Su questo e sulle modalità di intervento nel comparto olivicolo di punta con quello vitivinicolo in Puglia, il confronto voluto da Apol, CIA e AGEA a Lecce. La sfida è duplice. Una è quella di rafforzare l'Europa perché possa competere sui mercati internazionali e poi perché bisogna rafforzare le imprese italiane all'interno di una competizione che è anche europea. Nel Salento una produzione infastidita dalla xylella fastidiosa. Noi abbiamo ottenuto però anche con un nostro intervento che l'Unione Europea possa trattare le fitopatie come le zoonosi, quindi finalmente le fitopatie sono riconosciute un problema di carattere strategico, da affrontare in modo strategico. La parola chiave è fare sistema, anche e soprattutto a livello locale, per omogeneizzare verso l'alto la qualità delle nostre produzioni e valorizzare le cultivar tipiche, oliarola e cellina, a partire dal superamento del corporativismo e della parcellizzazione dei diversi organismi associativi dei produttori, a cui proprio la riforma della PAC assegna compiti più incisivi. Le identità devono rimanere, ma sul mercato a livello economico dobbiamo andare insieme. Così rafforziamo un po' il settore e secondo me faremo un grande bene all'agricoltura e agli olivicoltori, con tutte le bandiere, con tutte, diciamo, le varie identità.